ma senso del dovere e responsabilità sono qualità richieste per ogni genere di intervento. Questa è nuova. Guarda dove sta. Siamo in un quartiere storico per tanti motivi, perché è la collina di Pizzo Falcone dove è nata Napoli. Napoli è famosa nel mondo proprio per avere mille volti, mille aspetti, mille sfaccettature. È una città unica anche perché tutto si mescola, no? Si mescola il bello, si mescolano i problemi. Questa è un unicum in una città, tutta la parte del centro storico dove c'hai il spaccio, dei clan, cioè quello che generalmente nelle grandi città è in periferia, qui ce l'hai al centro. Esatto, c'è il centro storico e ha una topografia particolare. Questa è la differenza da Milano, da Roma e da tutte le altre grandi città. Che Roma non è così e Milano non è così. Roma no, Roma ha un centro che piano piano degrada verso la periferia, Napoli invece è una macchia di leopardo. Napoli per me è amore, è cuore, è passione, ti dà mille colori, come dice la canzone di Pino Daniele. Un panorama a cielo aperto, un museo a cielo aperto. La cosa più bella che è stare vicino alle persone e cercare di dare una mano. Farlo nella tua città è stupendo. Riesci a dare quell'apporto in più, pure perché essendo della zona sai anche la mentalità. Meccanismi è un quel di più se già ce l'hai dentro, se già l'hai vissuti. Onorario? Avanti. Allora, dobbiamo dare assistenza a una donna praticamente anziana che praticamente è caduta in casa, è scivolata, non riesce a sollevarsi. La figlia praticamente riferisce che ha bisogno di aiuto per sollevare questa anziana donna. Oh. Ci siamo arrivati. Buonasera, permessa. Sera, so permesso? Come sta? Prima di tutto come sta? No, sto bene. Ok. Possiamo alzarla, signora? O andiamo su, fammi prendere a metà. Ok. Le gambe come vanno? Indietro. Signora, le gambe come vanno? No, le gambe. Che facciamo? Chiamiamo il 118? Sì, sì. La signora è cosciente e sta bene, però è meglio che c'è una persona del 118 per un'eventuale ispezione. Il radiomobile prende un po' tutto. Aiutiamo anche e soprattutto persone in difficoltà che hanno bisogno. Dal preventivo al repressivo all'assistenza. Lei lo so. Ci sono situazioni familiari che bisogna fare anche un po' da psicologo, un po' da assistente sociale, un po' da medico, un po' da infermiere. Salve. C'è il personale del 118, la signora è caduta. Io mi sono alzata, sono andata nel guardaroba e ho perso le dita. Oh, il termine di... E oggi la testa? No, no. Fisico. E sono andata a sbattere con questo attacchetto. Beh, il radiomobile è la prima interfaccia col cittadino. Quando c'è una criticità, una problematicità, è quello che deve dare il primo intervento, la prima risposta e il primo conforto. Sono coloro che, a prescindere dalle chiamate, cercano comunque di individuare quali sono le situazioni di disagio. Le cercano, le vanno ricercando. Le macchine sono già fuori e vengono attivate per l'intervento, ma il loro compito principale è proprio controllare il territorio.